quindi voi sapete che quello che fate è sbagliato. Se quindi tutto il pisce in faccia. Non ho paura delle minacce. Tanto aggredito. Non più azzurro. Sicuramente tutti avrete visto questo video. Già lo sanno che rubiamo! È nostro lavoro! Lei è una delle più famose borseggiatrici di Milano. Un gruppo di criminali organizzati, prevalentemente donne, che si nascondono all'interno della metropolitana o nei suoi paraggi. Queste signorine rubano sostanzialmente qualsiasi oggetto trovino nelle tasche degli ignari utilizzatori dei mezzi pubblici. Basta rubare! Se ne è parlato in lungo e in largo della situazione borseggiatrici. Non si ruba in metro! Ma io voglio conoscere di persone e capire come e perché lo fanno davvero, senza il filtro della TV o dell'informazione generalista un po' viziata dallo share. Decidiamo di siamo anche quando tu non. Per la mia missione, però, ho bisogno di una persona affidata, qualcuno che conosca molto da vicino questa situazione. Ho bisogno della persona che ha girato esattamente quel video. Scrivo quindi su Instagram a Lazzaramo, un uomo che ha deciso di dedicare la sua vita a smascherare queste truffatrici e che passa le sue giornate cercando di testimoniare quello che succede nel loro ambiente. La persona perfetta. Ale. Pronto, velocissimo. Io vivo col telefono in mano. Ma vai ogni giorno tu? Sì, ogni giorno. Ma come mai ha deciso di diventare questa sorta di giustiziere dei social? Tu devi sapere che io sono rumeno e sono molto indignato perché tante persone confondono con rumeno. Sono in Italia un milione di rumeni, di cui il 95% sono perfettamente integrati. Ti dicono, i rumeni non fanno male, informati, ti viene la differenza, capito? Anche perché? Alla fine le TV raccontano come cacchio di fare a loro. Occhio alle borse. Comunque sono stragasato per questa nuova avventura e quindi lo saluto carichissimo e pronto a scoprire cosa si nasconde dentro il mondo delle borseggiatrici. La nostra prima tappa è proprio nei pressi della stazione centrale di Milano, dove finalmente incontrerò il nostro uomo. Siamo arrivati in stazione, ma adesso non andremo direttamente nel covo delle borseggiatrici, bensì andremo all'interno di questo hotel per incontrare Lazzaramo, che è il massimo esperto in Italia su questo argomento. Comunque, dopo qualche minuto, ecco arrivare il nostro amico. Ma tu filmi con cosa di solito? Guarda, io ne ho più di una, c'ho questa. Ah, quella è una telecamera? Sì. Provala. Vedi la lucina dentro? Vedevo che cambiava colore, ma in realtà era qua che cambiava colore. Potrebbe essere che sia chiuso. È chiuso? Apriamo mezz'ora e 30. Perfetto. Non resta che sporcarci subito le mani, facendo un due ragionamenti proprio dentro alla stazione. Ma prima ho una curiosità. Quando tu conosci loro, lo conoscono te, immagino. Sì. Oh, amore. Ciao! Ti hanno mai minacciato? Mi hanno mandato messaggi, ma non ho paura delle minacce. Top. Parliamo la stessa lingua. Andiamo a fare la chiacchiera nel mezzo. Nella tana del lupo. Nonostante la bellezza architettonica che sprigiona la stazione centrale, è abbastanza noto che sia una delle zone più pericolose in assoluto di Milano. Se è la pietra che ci hanno tirato, ma noi ce ne freghiamo, andiamo avanti. Infatti una volta stavo girando un video test per provare un editor ed era successo questo. Pure io ho aiutato un tunisino a cucire la bocca. Non volevo parlare davanti al giudice. Non ti ha fatto impressione? No, per niente. Ed è abbastanza inquietante che un posto così bello nasconda poi delle simili insidie, che tra l'altro vengono fuori dopo 2 secondi. Call center. Siete italiani? E lui invece? Stavamo parlando di call center, che c'entra di dove siamo? No, perché hai fatto un accento straniero, ho detto magari te lo sto chiedendo in italiano. Call center comunque da queste parti. Ah, giù di qua? Sì. Questo è un truffatore. Che io cosa voleva fare? Non ho capito. Qualche richiesta strana? Sì, sempre gente strana. Sempre. Quello che ti ferma, che ti offre la coppia. Ti offre il culo anche spesso. Pieno di gentaglia, guarda. Un presunto tentativo di furto ancora prima di sederci. Top. Ma iniziamo ad approfondire la nostra conoscenza. 3 anni fa ero alla stazione centrale e queste ragazze picchiarono un'anziana. Nessuno era intervenuto. L'indomani tornai con il mio telefono e insomma iniziai a sgridare a queste donne che erano lì pronte a rubare gli altri. Si stava derubando lei. E quindi questi video che io feci subito dopo diventarono virali. Dillo qua bene, dillo qua. Si ruba! Quindi sostanzialmente ha iniziato a farlo per un senso di giustizia molto marcato. Il 60% del mio tempo l'ho passato in metro e in giro per smascherare l'operato di queste ragazze. Dagli il portafoglio subito. Subito, adesso. Che ti passa, eh? Dagli il portafoglio adesso.
E sempre riguardo alla questione integrazione, parliamo sempre di stranieri, di qua e di là. Io sono qua da 20 anni, Milano mi ha dato tutto, quindi io voglio ricambiare in un certo modo, voglio aiutare i turisti. Sorry, attention, eh? Soprattutto le anziane, perché sono le persone più colpite da queste persone. Attention, they are pickpockets. I documenti, come facevano a rifarmi i documenti? E per quanto riguarda le tecniche, come agiscono solitamente? Il più diffuso, direi, è quello che una ti chiede un'informazione, mentre l'altra col giubbotto, loro hanno spesso questo giubbotto sul braccio, ti coprono la borsa e ti sfilano il portafoglio in meno di 5 secondi, perché loro già sanno dove tu l'hai messo. E l'unico modo per assistere a questo tipo di borseggio è semplicemente l'attesa, come ci aveva detto in call qualche giorno prima. Ci sarà da aspettare un bel po', a volte passano molte ore prima di riuscire a beccarne uno. Sembra che veramente non ci sia nessuno. Ma non c'è problema, perché ho la soluzione perfetta. Che è, ovviamente, AIRAP, uno dei modi più incredibili di bere l'acqua. Praticamente una borraccia alla quale applicare delle speciali pod che sprigionano un aroma. Il nostro olfatto retronasale, mentre beviamo della semplice acqua, lo sente e fa percepire quindi al cervello quell'esatto sapore. Limone. E di sapori ce ne sono veramente tantissimi, invogliandoti a bere di più e di conseguenza ad essere in forma in qualsiasi occasione, che stiate attraversando il Venezuela, l'America o che stiate semplicemente cercando di farvi derubare in stazione centrale, che anche quello può capitare. Al link in descrizione trovate tutte le offerte mega convenienti di questo periodo, che tra l'altro, la butto lì, sono anche un ottimo regalo. Io per l'attese mi sono preparato con AIRAP, ma lui invece? Io di solito giro con i marsupi esca, cioè 2-3 marsupi che sono vuoti. Se tu vai con 2 bagagli, col marsupio, con la mappa in mano, già sei la vittima perfetta per loro. Quindi c'è anche un po' di gioco di ruolo nel lavoro di Lanza. Perché non hanno paura di essere messe in prigione? Devi leggere bene la legge Cartabia, che appunto, se una donna incinta viene coinvolta in un procedimento penale, il sistema giudiziario può prendere in considerazione la sua condizione. La pena inflitta all'adulto ricade anche sul figlio. Le borseggiatrici sfruttano quindi questa pseudo falla giudiziaria per continuare a fare il loro lavoro totalmente indisturbate. E poi ci sono tutte le persone che non vogliono, per i motivi più disparati, denunciare. Un signore poco fa mi sa che ti ha rubato qualcosa dalla borsa, hai la borsa aperta. È stato derubato. Dimmi se ti manca qualcosa, che so chi è. Gli ha rubato la pensione, io gli ho recuperato la pensione. Scusa, dagli il portafoglio, cosa ti manca? Tutti i soldi. Eccoli, vedi? E lui non ha fatto la denuncia. Devi fare la denuncia, se no... Questo signore si è impietosito di lei. Anche perché le condizioni di vita di queste persone spesso non sono proprio delle migliori, o forse no. Tantissime di loro addirittura vivono nei alberghi. Io questo non lo so e non posso assicurarvi che quello che dice Lazza sia vero, ma secondo lui, sul fronte dei guadagni mensili, io ve lo posso mettere nero su bianco che in media fanno più o meno 5.000 euro al giorno a testa. Basta vedere anche le borse che hanno la maggioranza. Io ho parlato varie volte con loro e tante mi dicono che non sono contente di fare quello che fanno, ma ormai, questa è la parola ormai. Comunque, finalmente è il momento di entrare in scena. Ma dov'è il tipo? È andato? Ma sta parlando con loro, incredibile. Mi avvicino quindi a Lazza e alle presunte borseggiatrici, beccate in tempo zero ai piedi della fermata. Alessandro, piacere. Non filma, tu non filmare. No, no, sono contro un po' anche. Vedi, loro sono brave, sono le mie amiche. Parto quindi a bomba con qualche domanda. Ma vi fanno mai male? Quante volte ti hanno fatto male? Davvero? Non mi sembrano mega sincere. Magari su questo sì, ma su quest'altro... Italiano no. Sono più italiani, non lo rubiamo. Ci credo poco. Magari che ciò, adesso è ricca, che vuoi sedere a casa, mangiare, bevere, stare... Scopare, ma scusa, onesto, ma dato che sanno benissimo chi è Lazza, mi chiedo come fate a essere sue amiche lui se lui dà fastidio al vostro lavoro. Tutti i suoi diritti che ci firma. Il nostro lavoro non è pubblico come lo vedo. Ok, quindi voi sapete che quello che fate è sbagliato. Infatti è sbagliato, però un giorno noi pagheremo il nostro errore. Ah sì? La tranquillità con cui mi raccontano come vivono è quasi assurda, ma per il momento le saluto e andiamo avanti. Non mi aspettavo di parlare con loro subito così velocemente, meno male che siamo scesi. E quindi proviamo a dirigerci subito verso un'altra fermata, anche questa non priva di spiacevoli sorprese. C'era un molestatore che è andato vicino a una tipa, lui le fa, questo vedrà il molestatore, lui è andato vicino a una tipa e le fa... Ha dato un colpo così. Comunque, se stai attento, succede veramente qualsiasi cosa intorno a te. Adesso andiamo in Duomo, in Galleria Vittorio Emanuele, che lì ci sono una marea di persone che fanno furti, sia uomini che donne. C'è una postazione in cui lui va sempre dall'alto. E nel frattempo, Lazza ci svela qualche altra tecnica. Allora, lo zaino e il giubbotto. Ma infatti avevano tutte quelle robe grandi. Però vedi, di solito è così. Un
donna ti chiede, cioè, dove è la fermata? She asked for the strike and you try to touch. Capito? Diventano davvero tutte. Hanno anche tipo tante fermate stando dentro o fanno avanti e indietro ogni volta? Di tutto. Dove c'è. Comunque, adesso tutte le signore che vedo mi sembrano signore che vogliono rubare. In ogni caso vorrei vedere un po' di azione, giusto per capire nella pratica come si muovono. Siamo ufficialmente nella tana del lupo. Anche perché adesso andiamo sopra nel suo spot, così vediamo da là un po' la situazione dall'alto. Poi noi andiamo in pista a ballare con loro. Una sorta di lounge da cui è facile osservare per bene tutta la situazione. Ah, tu qua stai? Qua, sì. Loro fanno avanti in traccia di qua. Ovviamente con il benestare di chi gestisce il posto. C'è bisogno di svegliarsi in qualche modo, perché altrimenti non riusciamo più da sta storia. Ma dato che i personaggioni non sono mai abbastanza, vieni che ti presento questi ragazzuoli. Madonna, potrebbe fare il cantante blues in questa voce. Lui è fa. Io e lui spaccheremo il mondo. Posso dire che sei il mio assistente di regia per le borseggiatrici? Io? Allora sono io il tuo assistente, diciamo così. Tu il mio? Sì. Ma no, tu oggi sei il capo e domani sono io. Va bene? Vabbè, tolte le distrazioni. Siamo nel cuore della città, bisogna stare attenti soprattutto in questi posti. Tuttavia, aspettiamo un po', ma non succede davvero niente. Com'è possibile? Mi parlava di 40 furti a giornata e ora nulla. Potrebbero essersi spostate? Ci sono le persone che gli mandano i video di dove sono le ladre. In questo momento sono in via Manzoni con la polizia. Adesso gli sto un po' lontano, se mi vedono con lui poi mi gioco la mia di copertura. Ci sono quelli di Venezia che mandano i video. La delegazione Milano-Venezia. Anche loro sempre in prima linea. Attenzione pickpocket! Questi sono i poliziotti che l'hanno fermato. E infatti le becchiamo subito. E allora... adesso c'è la fermata la polizia. Sta ritornando indietro. Ha detto che le hanno appena fermate la polizia. Ma la polizia ci dice che... Non può fare nulla, è perdere il tempo. Sono da solo a casa. Ma non credo che andranno a casa. Sono arrestati nel gioco. Posso chiedere com'è che funziona? Che se tu le arresti comunque poi... La procura decide di scongiurare. Se c'è il bambino di vita, perché arrivano le sentenze dopo anni e anni. Com'è un'umiliazione? Ciao ragazzi. Ciao, buon lavoro. Ha detto che per lui è un'umiliazione. Effettivamente, forse a quel punto ti sembra di essere inutile nel tuo lavoro. Comunque, io di borseggi, sinceramente, non ne ho ancora visti. Quelle sono fisse qua. Qua in mezzo? Sì. E come fanno a rubare da qua? Guardano quando passano la vecchietta e escono subito. La pedinano? Sì. Ok, decidiamo che se vogliamo cogliere in flagrante una di queste borseggiatrici, dobbiamo necessariamente dividerci in gruppi. E così sì. Aggiorniamoci, in bocca al lupo, non farti sgamare. Sono appena salite nel tram e adesso sicuramente andranno a caccia di vittime. Adesso non andiamo verso la scala, che le becchiamo sotto la galleria. Ah, dici che sono andate là? Lui comunque è un drago, eh. Tutto il giorno fa la trottola in giro. Ogni giorno. Ancora. Comunque, niente. Questa è una fermata preferita. Perché c'è la cosa del bus, del tour. Sì. Infatti c'è la polizia subito davanti qua. E ovvio, se volessi derubare qualcuno... Vorrei avere una telecamera sugli occhi. Il telefono per questa situazione è troppo difficile da maneggiare. Ma una volta tornati in galleria, ancora nessuna traccia delle borseggiatrici. Qua di solito ci sono portafogli, documenti, passaporti. Sì. Ma anche qui, nada. Possibile che tutte quante siano sparite proprio oggi? Letteralmente su tutta Milano? Lo sa che questa volta abbiamo fallito. Ho mille dubbi, ma chiudo la giornata speranzoso di trovare la prossima volta ciò che stiamo cercando. Mi raccomando. Poi ci becchiamo questi. La vera domanda adesso è: siamo stati sfortunati? Le borseggiatrici sono state molto furbe? O semplicemente sia Lazza che tutte le persone che parlano dell'argomento un tantinello esagerano? C'è solo un modo per scoprirlo. E ora non si scherza più. Le classiche telecamere nascoste, in modo da non far insospettire neanche un po' le nostre, tanto ormai ricercate, criminali. Sono molto contento di questo acquisto, non so perché l'ho comprata solo adesso. In realtà, ad assemblare era un po' un casino e quindi, per evitare di perdere tempo, ho scritto ad Alessandro Onnis, mi ha dato il contatto di una persona che fa le telecamere nascoste alle Iene. Mandagli un messaggio, digli che sei tu, l'ho chiamato e mettetevi d'accordo su tutto il da farsi. Viva, viva, un bacio, ti voglio bene. Mi spiega brevemente come funziona. Renditi conto che c'è una telecamera qua. Quindi il giorno dopo siamo pronti all'azione. Microfoniamo. Microfonino qua dietro. Sei pronto a farti derubare? No. Bello, sarà simpatico. Mettiamo l'allarme perché ci sono altre tipologie di ladri. Sempre meglio essere prudenti. Siamo arrivati in stazione e vediamo che succede. Giulia è molto preoccupata. Giulia, sostanzialmente l'identikit della preda perfetta. Borsa firmata, valigia al seguito e sguardo un po' perso. Esattamente come una turista che si trova per la prima volta in città. Io le starò a debita di
distanza, senza farmi vedere, e cercherò di riprendere ogni tipo di interazione che avrà da qui a fine giornata. Rischioso, sì, ma è per una giusta causa. E quando tu sali nella metro, cerca di tenerla tipo così. Brief accurato. Comunque ci sono poche, perché è successo un casino 2 giorni fa. Hanno aggredito e la polizia l'hanno portato via e loro adesso hanno paura. Comunque, prepariamo il nostro armamentario e iniziamo a cercare i nostri target. È incredibile che se uno vuole essere derubato, non si riesce. Appena uno si distrae un secondo, fregano tutti. Facciamo ancora qualche fermata. Per ora sembra che tutto taccia, e speriamo che ci sia. Poi comunque il mio ruolo sarà quello di essere il loro amico, per riuscire a farmi raccontare più informazioni possibili. Tra l'altro, rivendico quello che vi dicevo prima. Se si sta attenti, sui mezzi o in giro per la città, succedono un sacco di cose a cui non diamo peso. Come un ragazzo che si mette a coprire con lo scotch le scritte a pennarello in mezzo, perché bravo ragazzo, così si fa. Abbiamo letteralmente fatto il giro di qualsiasi stazione, nemmeno volto sospetto. Ma di solito è sempre così, quando si fallisce di brutto poi succede la roba migliore. Quindi io resto fiducioso. Magari è lei. Però rimane strano che anche a questa seconda uscita sembri tutto così tranquillo. Anzi, non solo è così tranquillo, ma a un certo punto veniamo fermati dalla polizia proprio noi. In questo momento state quasi disturbando, essendoci che fate sì che loro non vengano. Se vuoi andiamo via, eh. No. Vabbè dai, si scherza. Ne avete viste oggi qua in questa zona? Al momento no. E approfitto quindi per fare qualche domanda direttamente a loro, che magari ci danno qualche indizio interessante. È fortuna sia trovare il ladro, sia anche essere posteggiato, perché nel posto giusto, al momento giusto, il ladro deve essere concentrato su quella cosa che c'è, che ti deve distrarre, che ti vede attento, che ti guardi attorno, non te lo fa, perché dice questo mi becca. Il ladro per la maggior parte della giornata a trovare la persona giusta, subito nel momento di distrazione. Tu hai due buste, sei al telefono, non senti niente, giustamente, non te lo porti. Questo effettivamente è un buon consiglio. Dico, stai attento, non ti fida troppo, nel senso, non pensare mai se una persona sembra buona, brava, lo sia veramente, perché certo. Puoi trovare situazioni difficili. Le scene più brutte sono quelle più interessanti, se ci pensi. Ah no, lo so. Va bene, raccomando ragazzi. Vi salutiamo e procediamo con la nostra missione. Questo è stra interessante, perché noi siamo stati un secondo a guardarci un attimo intorno e loro subito sono venuti a chiederci i documenti. Quindi c'è da dire che il loro lavoro lo fanno. In ogni caso, metà giornata è passata e si torna quindi in centrale. Siamo tornati alla casa base, adesso facciamo pausa pranzo. Speriamo che il fatto che ci sia Milan Newcastle faccia sfruttare l'affluenza di tifosi, turisti, per far sì che le borseggiatrici vadano a derubare. Comunque, hamburgerino classico e... andiamo a farci derubare! Let's go! Le borseggiatrici erano un grande problema. Un giorno facciamo il video, non ci sono, problema risolto. Anche oggi per Milano abbiamo fatto qualcosa. Il Bollanz ci presenta poi dei suoi colleghi, che sono oltretutto stati aggrediti molte volte. E a lui hanno aggredito ad aprile. Ma voi perché lo fate? Che è sbagliato, cioè che si vanno a rubare, e qualcuno deve intervenire. Ma qual è il ratio uomo-donna? La differenza è che l'uomo, se viene preso, carcere ci resta. Le donne no, perché sfruttano la gravidanza per non finire in carcere. Gli uomini sono più furbi, fanno molta più attenzione. Questi se ne fregano, prendono per culo pure la polizia. Anche loro mi raccontano una storia di aggressione, ma io, ripeto, ancora non ho visto niente. Pieno di polizia in borghese. Oggi manco l'ombra. Sì. Non c'è niente di niente. Ah. Quando hanno menato il tuo amico, io li ho divisi. Collega, sentite tutto il piscio in faccia. Tecniche curiose. Stiamo uscendo in Monte Napoleone. L'altra volta erano proprio qua. Andiamo verso la galleria, direi. Ultimo tentativo. Giulia va, Lorenz laggiù, galleria quella. Si va in scena. E ancora? Niente, non c'è nessuno. Vi ho debellato il crimine a Milano. Devo dirvi la verità. Stavo pensando di rinunciare. Il momento della resa. Dopo 2 giornate intere a cercare di farci derubare nel più plateale dei modi possibili, non era successo niente. E quindi mi stavo iniziando a chiedere se Lazza mi avesse detto la verità o stesse semplicemente esagerando un fenomeno che sicuramente esiste, ma che non è così all'ordine del giorno. Ho quindi pensato, magari è il periodo, lasciamo passare l'estate e torniamo in inverno, dopo che magari la situazione si è un po' sgonfiata e le borseggiatrici sono tornate all'opera. Se ancora non succederà niente a 3 mesi di distanza, vuol dire che qualcosa è raccontato nel modo sbagliato. Sei carica? Tantissimo. Hai paura? Sì, perché adesso ci sono i bodyguard. Ma ci sono anch'io.
Mamma mia, Giulia sta filmando un video e sta anche parlando con Seba e con il commercialista contemporaneamente. Il personale lo scelgo bene, su questo non potete dirmi niente. Siamo forti, voglio bene a tutti quelli che lavorano con me. Maestro. Comunque, lo zaino del buon Lazza ha dei trucchi mica male. Però beh, c'è questo dentino che blocca la cerniera, vedi? Ma qualcosa, mi avvisa Lazza, è cambiato. Adesso, anche se sei incinta, vai in carcere. Quindi adesso vedrai che sono diminuite. Sarebbe bello incontrare i bodyguard. A sto punto, le cose facciamole bene. Siamo organizzati che lui ci guida, lei pian piano lo segue e io e Teo da dietro riprendiamo per mantenere l'ottima situazione. Lui è veramente una vittima facile. Ma se devo essere derubato... Stasera mi ha detto che loro vanno a fare i furti dentro questo ascensore, quindi sto qui al telefono, faccio c***o, provo a prendere l'ascensore per vedere dove va. Vediamo se succede qualcosa. Situazione pazzesca. Per il fatto che sono così incappucciato, la signora pensava che io volessi rubare le robe. Infatti ha detto all'altra sua amica, tipo, tirati su, chiuditi. E l'altra si è girata e mi ha squadrato. E vengo prontamente preso in giro dalla Zara. È famoso questo ascensore. Pensa che tipo 2 settimane fa hanno rubato 8.000 euro in questo ascensore. Comunque, se noi non dovessimo trovare nessuno, significa che la paura che le persone hanno in generale è sicuramente più del pericolo effettivo. Vediamo, è un esperimento. Ma dato che lo sforzo fino ad ora è stato importante... Oh, ma è per caso una bevuta con i rap quella che sto per fare? Dio benedica i rap quando mi metto in testa di fare sti tour de force. Ovviamente, ritroviamo lì tutto il team. Quanta attenzione, perché sono adulti, sono sia ragazzini ma anche uomini, dai 45 anni. Perché nel frattempo le borseggiatrici si diceva che si erano evolute, non andavano più in giro da sole, ma avevano... quasi tutte dei bodyguard pronti a tutto per difendere. Hanno le sentinelle, qualcuno che ci controlla, ma vanno a disegnare loro se continuano a spostare. Ma sapete che, secondo me... dobbiamo stare più lontani possibile da lui perché lui è spiato e anche la Zaramo, secondo me. Facendo sta cosa da mesi, se non anni, qualcuno per forza li terrà d'occhio. Non è il massimo, non abbiamo fatto filmare così, non si vedono più. Comunque... Ale, lui pensava che sei un poliziotto. No, te lo giuro, non sono seguiti dal mio documento. Che se siete strisciola notizia. No, io sono una persona molto curiosa e sto cercando di capire di più su di voi, sul vostro lavoro. Giornalisti. Ma senza... No, io faccio YouTube. Sono onesto con te al 100%. So, vabbè, tu sarai completamente chiusa nei miei confronti. Però io non voglio puntare il dito e dire niente. Ho solo una curiosità di capire la persona. Non mi va di parlare, sono stanca, veramente. Se altro giorno parlo. Ma non è vero, non dire bugie. Buona giornata. Dai! Aspettiamo ancora qualche ora in attesa di una sua collega, ma la voce evidentemente si è sparsa troppo. Girette Montenapo, sobrietà. Ma anche qua si sembra che non ci sia nulla. Il vuoto assoluto. Anche qua c'è un vuoto di gente. Ultimissimissimissimissimo tentativo. Lazzaramo ci abbandonò. No. Se nemmeno in tutto questo macello rubano... Ennesimo giro sulla metro, ennesima corsa, stipati, in centinaia, tutti vicini vicini, facili da derubare, ma niente. Questo sancisce un po' la fine di questa avventura. Se le cerchi non le trovi, quindi significa che se stai un attimo attento, ti derubano e ne accorgi. E quindi la morale è semplice. Il mondo è buono, lo vogliono vendere come cattivo, non è buono. Si è parlato tanto, tantissimo di queste borseggiatrici che terrorizzavano Milano in lungo e in largo e che praticamente rendevano impossibile per i cittadini viaggiare sui mezzi. E invece, su varie volte in cui ho passato un'intera giornata tra tutte le metro di Milano, ne ho beccate giusto un paio. Tra l'altro, zero aggressive con noi e mai colte in flagrante. Nonostante avessimo con noi l'esperto. Ora, sicuramente esistono, rubano e sono più furbe di noi. Non stento a credere che qualcuna ci abbia avvistato e abbia aspettato che si calmassero le acque per tornare all'azione. Ma mi viene un po' difficile da credere la storia degli infiniti borseggi a persona in un'unica giornata. Sicuramente Milano non è la città più sicura del mondo, ma non è nemmeno il Bronx degli anni 70 e come ogni grande metropoli nasconde pericoli ma anche bellezze. Se capita di vedere un video su TikTok dove qualcuno viene borseggiato, questo non significa che sia full di borseggiatrici e che non si può andare in metro, perché secondo me TikTok da quel punto di vista può danneggiare la percezione delle persone, come su quello, su mille altri argomenti. Quindi il pericolo c'è, ma non vorrei ci fosse del terrorismo che lo fa percepire come eccessivo rispetto alla realtà.